Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi ci troviamo qui, alla torre dell'altopiano Zorana, a est della mappa, a sinistra della città di Zora. E vediamo come completare la mini sfida ricoperto di melma. Allora, innanzitutto andiamo da questo soggetto Zora. Ehi tu, ti prego aiutami, si chiama Subab, è stato ricoperto di melma. Mi è caduto improvvisamente la melma addosso, se avessi dell'acqua potrei ripulirmi. Blurb. Mini sfida, ricoperto di melma. Subab, stai inguaiato. Comunque, ci verranno in aiuto questi idrofrutti che troviamo proprio qui, pronti per l'occorrenza. Guardate, cade proprio la melma, gli cade addosso. Allora, questi idrofrutti sono frutti che racchiudono acqua a pressione elevata. Quindi, se lanciamo un idrofrutto sulla melma, la melma dovrebbe scomparire. Ma non è finita qui. Subab, mi hai salvato, grazie mille. Che vergogna, proprio io, il capitano delle guardie del villaggio degli Zora, sia caduto in un posto del genere. Blur, questa schifezza rivoltante ha cominciato a cadere dal cielo dopo il cataclisma. Ha contaminato le riserve di acqua del villaggio degli Zora e della regione circostante. Siamo tutti disperati. Prima vi lamentavate che pioveva troppo. Mo' che c'è troppa melma. Per quello avevo iniziato a indagare nei dintorni. Invece la melma mi ha investito in pieno. Solo a pensarci mi vengono le squame d'oca. Ma la sento ancora nelle branchie. Se non mi avessi ripulito con l'acqua, non so cosa ne sarebbe stato di me. Voglio regalarti questa lancia Zora per ringraziarti. Non è molto, ma è tutto ciò che ho al momento. È corrosa come tutte le armi in seguito al cataclisma, ma non è del tutto inutilizzabile. Ma sei pieno di armi, Blur. Se torni da me quando avrai fatto un po' di spazio, tirerò questa lancia Zora. Quindi ragazzi, la sfida non l'abbiamo completata. Bisogna prendere un'arma, la buttiamo, così facciamo un po' di spazio. Riparliamo con Subab. Rieccoti, lascia che ti ringrazi. Grazie per avermi salvato. Eccoti una lancia Zora. Durante il cataclisma si è corrosa, proprio come le altre armi, ma non vuol dire che non si possa usare. Blub. Una lancia Zora dalla punta corrosa, il metallo di cui è composta è resistente all'acqua. Sferra potenti attacchi in quanto è bagnata. Questa cosa qua è importante, ragazzi, ricordiamocelo. Detto tutto ciò, la mini sfida si completa, è completata. Noi, il tutorial finisce qui, noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Subab, saluta. Ciao!